Siamo arrivati ad Alessandria dopo varie peripezie. Dopo traversie innumerevoli, indicibili. Sta per iniziare la 28ª edizione del Bordino, vai! E ora si inizia. Adesso ci troviamo in Piazzetta della Lega e stanno arrivando tutte le vetture, è una figata. Io inizio ad andare a fare delle riprese, atmosfera, robe così. Vai. Te fai il vloggettino e io vado da a riprendere sola? Un po' di gente. No, sì, da sola no. Ci vediamo dopo. Ok. Qua c'è la segreteria, come procede? Oh, benissimo. Tutto bene? Se arrivassero tutti. Allora, libero. Domani ci abbandona. Ma Sam, è il nostro navigatore preferito. Veramente ragione. Ci spacchiamo. Mi raccomando, domani fatti rispettare. Sì. Dai di calcio dello schieno. Grazie. Vai, vai. Hai visto che belle? Adesso vi faccio vedere un equipaggio, è il mio preferito. Due ragazze speciali, soprattutto lei c'è ogni anno e si chiama Diletta. Diletta! Ciao! Un piacerone vederti, bello che ci quest'anno... Ci si ritrova sempre qua. Sempre bellissima, sei pronta, carica? Sì, 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 abbastanza. Con chi sei quest'anno? Sono sempre con la mia amica Lara. Bene. Sempre equipaggio femminile. Mi sembra anche giusto. Sì, 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 come al solito. Luciano e Bruno, vetture, intanto, vieni qua Andri, ecco i nostri amici, dimmi dove inquadro. Vediamo che succede qua. Abbiamo, che succede qua, ciao. Abbiamo perso Arturo. Abbiamo perso Arturo. Arturo. È diventato arleista. Non ci credo. Ed è a, farsi, credo. È a farsi un giro in Croazia con l'Arley. Ma cosa gli è successo? Una volta in testa. Arturo, ma che fai? Oh, Arturo, siamo qua a aspettarti noi. In realtà è al mare a mangiare probabilmente adesso, bastardo. Lui, sta meglio di noi, te la godi, bravo Arturo. Ma chi te lo faceva fare in quel catorcio di macchina? Ok Alessandro, allora ciao, siamo tornati dopo due anni. 28ª edizione. Siamo belli carichi, è un anno importante anche per Alessandro, questo 150 anni della fondazione. E sei con la nuova auto, che è ancora più vecchia. Questa è del 36, è una Lancia Belna Cabriolet. No, stai avanti. In pratica è una versione francese da Augusta Cabrio, ma carrozzata in Francia da Marcel Purtou, che era un carrozziere che lavorava anche per Bugatti. E adesso ci sono i nostri amici svizzeri. Corneli, arrivo! Ma ciao! Tutto bene? Vediamo se sta riprendendo, sì, perché io a volte ho dei problemi con la mira e le telecamere. Ciao! La mia amica Cornelia, grande! Gli amici come un svizzeri. Adesso andiamo a vedere che cosa combina Andri. Andri! Abbiamo recuperato Andrea. Come va? Bene, tu che mi dici? Qua sto facendo, sono un po' in crisi creativa. Ma tu sei sempre in crisi creativa. Devo e dopo trovare qualcosa. Poi l'esplua. Sì, bello, tante macchine. Sì, belle macchine. Gente, tutti belli vestiti bene, sì, mi piace. Bene. Ciao. Buongiorno sindaco. Com'è? Bene, un saluto. Ciao a tutti, bellissimo! Lui chi è, il copilota? Sì, esatto, Alessandro. Ciao Alessandro! Ciao! Ben arrivato! Grazie mille! Siamo tutti pronti! Siamo assolutamente pronti! Siamo anche quest'anno! Dobbiamo difendere il nostro secondo posto dell'anno scorso! Esatto, giusto, mi sembra anche giusto! Ok, era bella quando l'hai indicato. Sì, lo so Andrea! Ci fermiamo per una breve visita a una bellissima abbazia, l'abbazia di Vezzolano. Ciao
super... Abbiamo preso una botta di sole. Super Luigino e navigatrice la Giuliana. Eccoli, guarda. Li abbiamo fatti penare. Saluta, via. Ciao! Come fa un caldo bestia? Andiamo a bere, abbiamo il ticket gratis. Quello vuole fare qua l'acqua. Allora siamo pronti? Ah, siamo pronti, sì. È il selfie malefico. Il selfie malefico. Oh, ti è toccato, mi dispiace. Ma tu le auto, sono le moto qua che corrono come pazzi. Adesso ripreso con chi no, no. No, poi no. Tanto tardi. Sì, vai tranquilla, arrivano gli spandieratori del Palio di Asti. Vai. Oltre a queste bellissime vetture abbiamo l'opportunità oggi di vedere ragazze stupende con gli abiti d'epoca, sempre siamo dagli anni 30 agli anni 60. Abbiamo raccontato. Adesso me lo puoi dire, ma oltre l'auto, una bella Lambretta? Lambretta è uno scooter d'eccellenza. Uno scooter d'eccellenza, c'è la Vespa però. C'è la Vespa. Ah, sei in concorrenza, eh. In concorrenza, adesso in concorrenza. Vado a dire, eh. Veramente, oltre le due ruote alte ho anche una Vespa d'epoca, ovviamente, con cui qualche giretto lo faccio sempre volentieri, non con questi cambi automatici, una bella manopola che metti le varie marce, è sempre un'emozione. Oh, lui non è Jack, ma per me è Jack Nicholson. Magari. Da Alessandria abbiamo finito, ormai stanno smontando la piazza dietro, è stato bellissimo rivedere tutti gli amici e a tratti anche commovente quest'anno, sì, un'edizione bellissima. Mi fa tristezza vedere la piazza vuota, non vedo l'ora di rivedere tutti quanti il prossimo anno, perché ormai è proprio una comitiva di amici che si ritrova tutti gli anni. Credo che abbiamo girato delle immagini bellissime, ora non vedo l'ora di mettermi lì, montarle e poi tirar fuori qualcosa, qualche bel lavoretto che vedrete. Vai, ciao a tutti, eh. Ciao. Faccio una foto al fotografo. Dai. Se lei pensa che domani gli esempi a tema. Secondo me sul pelosino lì sopra gli metti due occhiettini, le orecchiettine a punta e viene perfetto. Così la gente si distrae, guarda in giù, guarda in su, viene più movimentato.